Ehi, la ciurma! Io sono Mazzi Testa e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Mind Test. Mancava da tantissimo tempo, da troppo tempo, tanto che io non mi ricordo più un Kaiser di nulla di quello che stavamo facendo. Come potete vedere, sono qui. Sono qui. Qui? Non so come dirlo. Comunque, speriamo che questo giro vada tutto alla perfezione perché lo scorso video, quello, ho fatto 1/2 video di Magic che c'è stato un po' un casino. Ma speriamo che oggi vada. Iniziamo naturalmente che è notte, quindi. Buonanotte, bellini. Eccoci qua. Allora, non mi ricordo più niente di cosa è successo. Non ho guardato se sono uscite delle versioni nuove. Non ho guardato le mod che sono. Non so un Kaiser di niente, ragazzi. Non so proprio niente. Niente. Ma visto che appunto mancava da tanto tempo e che molti di voi l'hanno richiesto sotto il video di Spore, mi sono messo subito al lavoro per evitare di far passare altre settimane. Nel frattempo cercherò di aggiornarmi un po' e di vedere un po' quali sono le novità. Cosa è successo? Scrivetemelo anche nei commenti se per caso voi avete delle notizie fresche fresche, di sicuro sarete stati più aggiornati di me nel frattempo. E comunque mi ricordo stavamo lavorando qua alla galleria d'arte, no? E ci eravamo bloccati qua, avevamo messo i cartelli ma non avevamo più continuato. Forse li avevamo messi tutti i cartelli, no? No, non li avevamo messi tutti. E in più dovevamo ancora finire di costruire la parete qui. Sì, ci mancava dell'altro legno se non sbaglio, che non abbiamo qua nell'inventario. Quindi forse stavamo finendo di fare i dipinti? Non ricordo. Non ricordo. Vorrei andare a vedere un attimo in là se per caso avevamo. Allora, i cartelli ce li ho e anche i black canvas. I blank, scusate, no, i black. Black sul nero, cosa cavolo ci dipingi? Però non mi ricordo più assolutamente i paintings come si facessero. C'è tutto uno sfarfallio brutto quando giro le pagine, sta a fare. Non è granché ottimizzato per quando registro con Action. Con OBS non ho avuto mai problemi, ma mi è un pochettino più pesante OBS di Action. Sono dislessico, scusatemi. No, in realtà non è vero, in questo momento sì. Dove sono andati a finire, scusate? Forse erano nascosti. Costi da qualcosa che non li ho visti passando passare sono sotto la home no, non lo so se sono ah eccoli qua ok vediamo un attimo l'1 l'abbiamo fatto no, il 10 no eravamo passati al 2 questo è il 15 16 17 19 2 20, 3, 4, 5. A che punto eravamo arrivati? Se qua ce ne mancano, quanti ce n'è qua? Non riesco neanche a leggere che numero è questo. 12? Abbiamo fatti 8? Andiamo a vedere qual è l'ultimo, eh. Facciamo prima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, quindi sono 13 quelli qua. Confermiamo. Vediamo se. Sì, 13. Ok, 13. Qui siamo arrivati al numero 7, questo è il 5, questo è il 6, questo è il 7. Dovrebbe essere questo cosino qua. È lui? Sì, sembra di sì. Allora, quindi l'8, andiamo a lavorare sull'8. L'8 abbiamo bisogno di 3 verdi e 3 blu. E abbiamo tutto. Buono. Quindi eccocelo qua. Poi abbiamo bisogno di. E questo era l'8. Poi il 9 abbiamo bisogno di grigio che manca. Poi il dark green che manca anche. E due blu. Dark green come si faceva? Blu e giallo. Ok. Fammi un coso di dark green. E poi cosa ci serviva? Il grey. Ottimo direi. Che si fa con bianco e nero? Ci sta. Però il bianco non ce l'ho. Non ho il bianco qua. Il bianco si fa con i fiorellini bianchi, vero? Ma non ne ho. Beh, intanto piazziamo questo. Iniziamo col piazzare questo, lo mettiamo qui.
E la citazione quale sarebbe? Qua tra l'altro mi sono sbizzarrito un attimo fa aprendo il video a leggere di nuovo le citazioni ed erano una roba assurda. Una rosa è una rosa, Paolo Villaggio. Il giallo nei tuoi occhi, Bud Spencer, pace l'anima sua, nel frattempo è anche mancato, poverino. Mi spiace davvero perché era un attore che apprezzavo molto. La morte avrà il tuo fiore. Quel giorno ebbi la maglia, firmato Gino il pilotino. Sussurrai? Io volevo scrivere sussurrai, magari. Sussurrai. Parole al miele. Comunque questo dislessia confirmed. La forza del suono. Il viale dei viali che vialeggiavano. E questo invece che cos'è? Che poi non mi ricordo neanche più come si facesse a farlo. Allora, bisognava fare hashtag 2, faccio questo. Poi bisogna andare a capo. Ed era. Mettiamo l'origine du monde. No, magari non tutto toccato. E citazione chi è. Bianca Tartoni. Che tra l'altro è una tizia che esiste davvero. Tanto per farsi due risate. Tanto non lo vedrà mai in vita sua sta roba, quindi. Due. Ma no, devi mettere anche qua il due, ti ho detto. No, cosa fai? Ok. Oh, ok, l'origine di mondo. Detto questo, dobbiamo andare a recuperare del bianco, perché non abbiamo bianco, non abbiamo bianco. Io non lo so, c'ho una luce sparaflashata in faccia, ma perché se no c'è l'unica luce che ho qui davanti il monitor, quindi sarebbe buio come un buio. Quindi c'ho un piccolo faro qua che mi... Vedete, se ci passo la mano davanti divento completamente scuro. No, no, magari non completamente, ma quasi, adesso non riesco a vedermi. Ma... Ah, il nostro armadio è bellissimo, tra l'altro, ve lo ricordate? Oggi ci sentiamo, ma sì, un buzzurrone così. Che brutto, eppure scalza, ma che sembra boh un derelitto. Bianco ne abbiamo, bianco. Bianco. Più bianco del sole. No, non abbiamo più bianco. Abbiamo qualche bianco da raccogliere. Sì, dai, raccogliamo un paio di bianco. Uno. E uno, due, dai. Ah, ma forse davano più bianco con l'affare, con... Non mi ricordo. White. Qual era l'altro? Extracting con quadro. Ma ce l'avevamo l'extractor, non mi ricordo. Forse no. O forse quest'ultimo qua. Extractor, sì, ottimo. Perché c'era il Real Bad Angel che diceva: no, non è possibile che se tu lo fai a mano ti diano 8 appetiti 4. Un tempo era 4 a mano. Ma in Minecraft Vanilla credo che sia 4 a mano, tra l'altro. Ma io sto andando in là, ma alla fin fine non ho neanche il. Cosa sto cercando? Scusatemi se sbaglio, sono un po' stanco. Non ho dormito tantissimo stanotte, ho fatto Voldor. No, in realtà no, ho visto un film schifoso ieri sera. Ma non è che neanche fosse schifoso, ma non era niente di che, era proprio boh, sai quel film che lo finisci e dici, bah, ok, ma l'ho guardato per che cosa? No, manca qualcosa. Manca un blu? Non abbiamo abbastanza blu? Il blu lo faccio con i blu, ma ne ho ancora di blu a casa. Se no bisogna andare a raccogliere anche i blu. Ma poi in parte non ho fatto neanche il grigio alla fin fine. Ho solo un blu. Quindi andiamo a raccogliere il blu di... No, dov'è che sto andando? Il blu dovrebbe essere da queste parti qua. Sì. Ok, non ce ne sono tantissimi, ma un paio. Sì.
E andiamo quindi di nuovo sull'Extractor. Vorrei poi magari anche finire questo progetto qua della galleria, perché sono tipo 10 mesi che stiamo fermi su sta cosa. Sì, è anche colpa mia del fatto che non ho più registrato. Beh, colpa. Uno ha i propri impegni nella vita, non è che posso stare sempre qui a registrare Mindtest, purtroppo, altrimenti lo farei magari. No, ma sono proprio idiota, ragazzi, sono idiota. Ah, molti di voi avranno guardato e hanno detto: no, cosa stai facendo? Non hai fatto il grigio. È vero, non ho fatto il grigio, ma sono un idiota, non ci ho pensato. Tra l'altro, magari mi può servire anche fare dell'altro. Stai fermo, fai così. Ok, mi potrebbe servire dell'altro colorante prima di andare in là. Quindi pensiamo già al 10. Qua ho bisogno di due bianchi, che ce l'ho, due verdi e due verde scuro. Il verde scuro si faceva con il blu e il giallo, quindi posso ottenerne due. E quindi dovremmo poter fare il 10, no? Ok, anche il 10 c'è. Mettiamoli solo in ordine, perché sennò poi mi dimentico qual è il 9, qual è il 10, qual è l'1. Ah, no, a parte che c'è scritto sopra. Oh, ma oggi sono fuso, eh? Ma che cosa c'ho oggi? Oh, non lo so, sarà la stanchezza, sarà la sessione esami che mi ha devastato. Grigio, bianco, quindi abbiamo bisogno. No, grigio ne ho ancora, blu ne abbiamo. No, prima di copiare i modelli, no, devo farmi del dark green di nuovo. Quindi l'11 adesso dovrebbe essere a posto, vediamo. Sì, ok. L'11 a posto, poi il 12 abbiamo bisogno di verde, ce l'abbiamo. Due di grigio che non abbiamo più, perché non abbiamo più il nero. Il nero si faceva con il carbone. Black con il collamp. Mixing vuol dire credo che sia nell'inventario. Però con l'extractor ce ne darà ben di più, o no? Ah, estraendo la coal dust. Come coal dust ne abbiamo solo una. Facciamo che fare un mare di coal dust, va? Allora, mettiamo qua il green. Oddio, cos'è che avevo messo a fare tutta questa dirt? Cosa mi serve tutta questa dirt? Boh. Sì che so io. No, adesso cosa faccio? Beh, lo butto un attimo per terra. Perché avevo tutto fatto tutto con la dirt? Ah, non ne avevo più qua. Forse perché mi mancava un po' di dirt, allora mi sentivo solo e avevo fatto della dirt. No, non ho idea. No, si può darsi che vorresti tenermene di scorta. Ma non lo so neanche se l'ho fatto on camera o off camera. Boh. Magari voi lo sapete anche perché. E se lo sapete, scrivetemelo. Magari ho fatto qualcosa negli scorsi video che non mi ricordo più ormai. No, beh, un sacco di cose che ho fatto negli scorsi video non mi ricordo più ormai. Ma probabilmente non ve lo ricordate neanche voi. Se l'ho fatto o non l'ho fatto, boh. Sì, così faccio 40 quintali di nero, ma. Chi se ne frega tanto il call non dovrebbe mancare troppo. Perché avevo bisogno del grigio, ok. Ok, adesso ricordo. Allora, facciamo un po' di grigio, magari. Ecco, la metà, perché se ci dovesse servire del bianco, adesso ci viene uno che ha bisogno di 600 cose di bianco. 600 sfumature di bianco. E quindi abbiamo fatto il numero 12. Per il numero 13, candidato numero 13, due di blu ce l'abbiamo ancora, per fortuna. Un grigio l'abbiamo, due bianco, fatto bene a non usarli tutti, e un dark green. Quindi abbiamo tutto. Mai visto una roba del genere? Ma abbiamo spazio in inventario? Sì. Ok, vado a recuperare magari anche questo. No, ancora non ha finito. Andiamo a dormire magari. C'ho le mani piene, non posso dormire. Ok, dormiamo che si è fatta notte di nuovo, tanto per cambiare. E andiamo a fissare questi per ora. Anche perché poi bisognerà farmare un altro po' di colorante perché non ne abbiamo più, quindi. E bisognerà farmare anche del legno. È un farming infinito. Tra l'altro, adesso che mi viene in mente, vorrei ricordare che qui esiste ancora il guestbook, che per ora ha firmato solo commentatore video. E. Vabbè, a parte me. Quindi. Chiunque volesse essere ricordato qua dentro il mondo di Mindtest, basta scriverlo nei commenti e lo aggiungiamo.
Può dire quello che vuole nella firma, anche non solo il nome, tipo dire "Yeah, sono il più bello del mondo, GG11". Allora, questo qua sembra un mare. Cosa potremmo dire su un mare? No, non è il video che si è bloccato, sto proprio pensando. Ma metto un titolo un po' astratto. Che poi in realtà non è astratto. Viticultura eroica. No, dovevo mettere anche le virgolette. Che è sempre una cosa che mi ha fatto molto ridere, nel senso che pensare a un viticoltore come un eroe mi sembra una cosa un po' paradossale. Cioè, ok, che magari è un vitigno molto difficile da gestire, ma eroica, boh. Vabbè, però si definisce così. È firmato al Cino perché è un posto marittimo, quindi chi più di Alcino è una persona marittima, ecco. Alcino re dei Feaci, no? Avete presente? Immagino di sì, dai, l'Odissea l'avrete ben letto. Leggi l'Odissea. Non hai letto l'Odissea? Leggi l'Odissea. Capito? Va bene anche la traduzione di Rosa Calzacchi Onesti, se proprio devi, eh. Però, no, ma che poi sto scherzando, non è male la traduzione di Rosa Calzacchi Onesti. Forse la migliore era Ippolito Pindemonte. Sì, forse la migliore è quella di Ippolito Pindemonte. Ma anche Rosa Calzacchi Onesti non è male. Anche se l'edizione in audio è bruttissima perché ha tipo la copertina in rosa shocking. E dici, ma mi sono comprato l'Odissea perché è un rosa shocking. Ma va bene. Questa qui è una cascata che cascateggia. Quindi io direi che mettiamo hashtag 9, che ci sta come colore. E poi la chiamiamo hashtag fuori piove, dai, tanto così in onore a, come ti chiamava, Pinco Pancola, Lorenzo Fragola, ma mettiamo Lorenzo Repetti, il nostro caro amico Repez, è lui. Hashtag fuori piove, posto che Lorenzo Fragola. Lorenzo Fragola si chiama? Sì, credo di sì. Adesso ho un vuoto, ma non è un cantante che mi interessa particolarmente, però. Hashtag fuori piove, sì, dai, ci sta. Ora però mi sembra che abbiamo bisogno di finire qua col legno, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Ho fatto tutti questi quadri, ma alla fin fine, se non abbiamo legno, che cosa. Per fare l'albero ci vuole il legno, no, per fare il legno ci vuole l'albero. Per fare la galleria d'arte ci vuole il legno d'acacia. E dov'è sta acacia? Mi pare fosse laggiù in fondo. Adesso sono quasi anche 20 minuti. Cosa ho fatto qua? Avevo bisogno di foglie? No, forse ho usato la motosega e mi ha tagliato le foglie degli alberi vicini. Dio, mannaggia, qua ho fatto un farming di acacia proprio senza fine. Poi non mi ricordo, ma forse la motosega non le tagliava queste. Non vorrei dire una cavolata, ma forse la motosega non funzionava su queste. Boh, comunque non ho lo sbatti di andare a provare. Farmiamo così, vit, vit, vit. Tanto farmando tutte queste acacia qua dovremmo ben avere un sacco di legna, no? Cioè dovrebbe bastare. Se non per tutta la struttura, comunque quasi, dai, ci sono. Quante saranno? 10 acace? Che fa un po' ridere di dire acace. Acacia. No, sì, sono acace queste, no? Acacia. Sì, acacia. Ma mi è venuto un dubbio che fossero. Come si chiamano? No, non mi ricordo. No, sequoie. Ma è un. Vabbè, non lo so. Mi verrà in mente prima o poi. No, magari non mi verrà in mente, effettivamente. Però chi se ne.
Queste forse non rompono il terreno, non lo so. Ma magari quell'affare l'avranno anche fissato nel frattempo, eh. Se è uscita una nuova versione, sì. Perché l'avevano già fissato in quella non ufficiale, cioè in quella non stabile. Però è un po' di tempo che non uso più quelle non stabili. Perché con la questione della serie ho avuto qualche problema in passato e quindi preferirei non dover compromettere un mondo per utilizzare l'ultima presente. Quindi ho detto, teniamo solo quelle stabili perché meglio non rischiare a non fare cavolate, diciamo. Allora, questo lo butto anche perché questa erbaccia non mi serve. Qui non è erbaccia, sono foglie. Sono rimasti altri tronchi per aria? No, però queste credo che non despawneranno perché sono troppo vicine all'altro. Però le butto. Queste sono troppo vicine a quel tronco. E raccogliamo un po' di alberelle. Allora, ne avremo tagliate via una decina. Quindi prendiamo una decina di sapling. Gli altri li lasciamo despawnare. E voglio questo. Dammi il sapling. Allora, quanti ne ho? 6, 7, 9. 10. Ok, vediamo se riusciamo a trovare ancora le orme dove c'erano gli altri alberi. Qua ce n'era un altro, ne mancano 4, 3, 2, forse erano proprio 10, eh? Bah, l'ultimo lo metto. No, ancora una ne ho. Ancora una ne ho e la metterò qui. Ok, sono avanzati un sacco di sapling, ma tanto non dovrei averne bisogno ora come ora. Sono passati anche 22 minuti nel frattempo, quindi direi che possiamo anche avvicinarci a concludere l'episodio. Trasformo un po' di legna da caccia in... No, in realtà la trasformo tutta, dai, facciamo così, che trasformarla tutta, così non ci si pensa più. E beh, dai, c'ho più di 2 stack di roba. Anzi, anche più di 3. Mettiamo qua. Ok. Sì, c'ho più di 3 stack di roba. Quasi 4 stack. 3 stack e mezzo, ecco dai. Credo che dovrebbe bastare per questa costruzione. Anzi, magari ne abbiamo anche farmata di più di quanto non ne servisse. Quindi andiamo a chiudere qua. Per fare la parete, poi dobbiamo pensare anche all'illuminazione e al pavimento. Adesso, se per caso doveste avere idee sull'illuminazione o sul pavimento, fatemelo sapere nei commenti, come al solito, perché sto un po' brancolando nel buio. Ci ho pensato un po', prima di iniziare il video, su che tipo di pavimentazione voler mettere, oppure che tipo di illuminazione, ma non ho risolto niente. Non ho risolto proprio niente, ma in realtà non abbiamo risolto ancora neanche la questione dell'illuminazione della casa, teoricamente, perché ho messo un po' quella fila di luci centrali, ma illuminano davvero poco. E le luci che illuminano davvero tanto sono le Jordak Lamp. Ah, di Jordak, sì, credo sì. Quelle che ho usato giù sotto per la farm in cantina, la farm di mais. Ma le altre illuminano davvero poco, e quelle là non sono particolarmente adatte per l'interno di un'abitazione, forse. Boh, no, per la galleria d'arte neanche ce le vedo molto. Ma boh, comunque fatemi sapere qualcosa. Noi ci vediamo nel prossimo episodio dove continueremo la costruzione della galleria d'arte. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso l'aveste già fatto. Lasciare un commento appunto su tutte le varie cose di cui abbiamo discusso in questo episodio. Noi ci vediamo la prossima settimana, sempre di sabato, se tutto va bene, non mi succede niente di male. Io vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.